Buongiorno a tutti, buona domenica amici. Il tono lo vedete più serio del solito perché no, assoluto buon umore, anzi è giornata bellissima qua a Forteventura Coraleco, però vengo proprio adesso, pensavo di parlare di altre cose, vengo dalla lettura di alcuni commenti, tra cui quelli di Dottor Cema, non soltanto, quindi io apprezzo tantissimo queste cose, spesso parto proprio dai commenti e da tutto il dibattito che si crea. Per parlare, e beh, mi si faceva notare che io nel video scorso appunto ho un po' rassicurato chi mi segue dicendo no, ma questo scenario, insomma, che tutte le Canarie possano essere coinvolte da eruzioni vulcaniche, terremoti, e infatti questo no. Quello che invece rinasceva, vedevo, e un po' supportato da tesi comunque anche scientifiche, è l'ipotesi appunto di questo pezzo dell'isola della Palma che si potrebbe staccare creando lo tsunami, un grande tsunami che soprattutto si dirigerebbe verso i Caraibi, Miami, insomma, continuerebbe nell'Atlantico verso occidente, quindi riguarderebbe meno il resto delle Canarie, più a oriente, più verso l'Africa come noi, Fuerteventura, Lanzarote, tutte quelle un po' a est di Tenerife, e molto di più l'altra parte. Ora, io ho letto, e infatti questo si attaccava in questi commenti, quindi comincio a prenderlo in considerazione perché solo gli sciocchi non cambiano idea o non prendono quantomeno in considerazione tesi diverse dalle loro. Io forse sono stata davvero tanto influenzata, in effetti, sì, da tanti scienziati che vedevo appunto con aria antisensazionalistica provavano a smontare queste tesi di un ipotetico possibile mega tsunami dovuto a un pezzo della palma che si stacca, perché appunto dicevano è un processo che è difficilissimissimo che accada tutto insieme, perché anche se si dovessero staccare pezzettini qua e là di roccia, di costa, insomma, per generare quello di cui si parla ci vorrebbe invece proprio un pezzo di isola che si stacca. Però appunto, ora approfondirò, leggo nei commenti che in effetti dalle ultime eruzioni, dalle ultime scosse, beh, si è praticamente spaccato in due il cono vulcanico, che quindi in realtà queste tesi non sono poi forse così campate in aria, che forse l'ipotesi che invece non sia sensazionalismo, ma sia un allarme che non si vuole ascoltare perché farebbe veramente paura soltanto l'ipotesi, perché le misure da prendere nel caso in cui questo fosse possibile anche in tempi brevi vorrebbe dire essere, c'era una mosca, pronti a non so quali misure a cui di sicuro dubito, insomma, che si sia pronti. E allora si spera in bene e si cerca di evitare allarmismo e panico nella popolazione anche se il pericolo esiste. Vi dico proprio la verità, non ho ancora a questo punto le idee chiare su quale sia la realtà. Primo, aiutatemi nei commenti. Secondo, adesso mi metto, come faccio io, a studiare la cosa un po' più approfonditamente e voglio farmi una mia opinione su questo. È più sensazionalismo parlare di questa ipotesi del mega tsunami, perché insomma ormai no, ci sembra che le tragedie attirino, appunto c'è tutto un turismo. Adesso, da che sembrava che la Palma dovesse morire perché con questo rischio il turismo, no, la gente va apposta a vedere queste cose. Quindi sensazionalismo da un lato, oppure ignorare un pericolo concreto che esiste dall'altro lato, non si sa bene se per superficialità o se per eventuale, eppure su questo datemi la vostra opinione, impreparazione nel caso in cui certi eventi accadano. Non sono una scienziata, una geologa, quindi farò del mio meglio per dirimere la questione leggendo qua e là, e ovviamente secondo me potrebbe essere un lavoro corale, cioè fatemi sapere anche voi nei commenti che cosa sapete di questa faccenda e come la pensate. È obiettivamente possibile questo staccamento di un pezzo dell'isola e quindi un mega tsunami che devasterebbe i Caraibi, aiuto, aiuto, oppure insomma assolutamente no, sono processi che accadono molto lentamente nella storia, invece questa è un'ipotesi quasi cinematografica. Fatemi sapere la vostra e decisamente a molto molto presto per approfondimenti quantomeno miei per chi si fida. E comunque vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale se appunto vi interessano le Canarie nelle tante loro sfaccettature, vita vissuta quotidianamente, quindi bellissime immagini del mare, ma anche temi di attualità, politica, economia e quant'altro.